Giovedì 4 aprile siamo andati alla presentazione del nuovo libro di Laura Carbone, Non mollare, cambia, alla libreria Coop Zanichelli. Uscire dalla tua comfort zone è sempre qualcosa che può darti un po' da pensare, può essere effettivamente fonte di paura, di preoccupazione. Io ho imparato che invece il cambiamento lo voglio cercare, così non ne ho più paura. Cioè cercare di cambiare anche strada per andare a lavorare, cercare di non essere inchiodata in metodicità, in regole, in routine sempre uguali. Ogni forma di cambiamento è un'apertura verso il resto del mondo e non una chiusura verso te stesso. La rassicurante routine, no, imparare sempre qualcosa di nuovo dalle persone che hai intorno, perché hanno sicuramente dei punti di vista diversi dal tuo, e poi andarlo proprio a cercare il cambiamento in ogni maniera possibile, non facendo le stesse cose, dall'armadietto in palestra, che quasi sempre si tende a prendere lo stesso. No, devono essere tutti armadietti nuovi ogni giorno, un armadietto diverso, fino alle cose più importanti, le sfide con te stesso, che quelle sì che sono dei cambiamenti che ti fanno crescere e che ti fanno capire cos'è che realmente vuoi. Cambiare ritengo sia l'unica scelta possibile, scappare invece è una scelta di pancia, di impulso che spesso ti porta a prendere un pochino, diciamo, dei rischi che forse non hai calcolato, che può anche andare tutto a finire abbastanza male. Infatti nel libro racconto di due tentativi che io ho messo in atto spinta dalla voglia di scappare e che sono finiti veramente male. Uno con un divorzio, ma comunque entrambi con una grande uscita finanziaria che poi non è riuscita a cambiarmi comunque la visione di quello che io dovevo cambiare. Invece realmente cambiare con una pianificazione ti aiuta a fare veramente chiarezza con quello che realmente vuoi e non solo con quello che non vuoi. Quando ero giovane, si può dire, nell'età dell'adolescenza o comunque dei primi anni della mia giovinezza, non era per me possibile fare una scelta diversa se non quella di trovare una legittimazione sociale nel lavoro. Io sono del 72, per i miei genitori il posto fisso era una fissa. Se potessi tornare indietro, cercherei di studiare molto di più le tematiche che porto avanti io ormai da più di 12 anni, cioè la leadership personale, cioè trovare quello che realmente ti fa battere il cuore. Perché se riesci a trasformare la tua passione in un lavoro, tu non lavorerai un giorno nella tua vita. Ci sono tutta una serie di bisogni che forse non vengono soddisfatti con un mollare così senza sapere dove andare. Se non risolvi e capisci prima i malesseri che hai, dove ti trovi, questi ti seguiranno in capo al mondo. Quindi io dico sempre: non conta dove sei, ma conta come stai.